Guardicane.com è lieto di presentare Sport in condotta. Ciao a tutti, mi chiamo Elia, benvenuti a Sport in condotta, la voce della passione. Ora passo la palla al mio compagno d'attacco nel Fake! Sportincondotta.it, ragazzi, benvenuti con me Nick. Quest'oggi finalmente ce l'abbiamo fatta con un grande amico inseguito da tempo, direttamente dai Gamber de Cuncures, il buon Davide. Come stai? Bene, bene, dai, adesso sto provando a ripartire dopo ho avuto un po' di vicissitudini, diciamo, di natura personale nell'ultimo anno. Adesso tutto si è risolto e sto ripartendo, dai, pian pianino vedremo di risalire la china e di tornare a fare qualcosa di buono. Senti, ma chi sono i Gamber di Cuncures? Per tutti quelli che non ne hanno mai sentito parlare, strano, ma magari qualcuno c'è. Allora, è una società che esiste da 30 anni di podismo amatoriale qui di Concorezzo, è nata sul territorio. Diciamo, all'inizio è stata una cosa un po' goliardica, alcuni pionieri appassionati di podismo hanno creato questo gruppo, poi la cosa via via si è evoluta, hanno avuto campioni, hanno fatto anche parecchie cose, hanno vinto anche parecchi titoli sia a livello regionale anche a livello nazionale e adesso insomma è una realtà consolidata, diciamo. Dai, sparaci qualche nome oltre al tuo. Vabbè, il mio oramai è... Diciamo così, io mi considero un ex, diciamo che adesso c'è Matteo Crotti, Marco Stracciari, che loro a livello nazionale stanno vincendo molto, Giuseppe Fadda è una figura mitica, è una figura storica, ha cominciato a correre negli anni 70 e adesso ha più di 60 anni, ma a livello nazionale ancora va spesso sul podio nelle gare master. Senti, ma appunto quali sono le categorie, no? le specialità alle quali partecipano i Gamber Cuncures? Che tipo di corsa fate? Ma diciamo prevalentemente gare su media lunga distanza, quindi corse su strada, dalle campestri alle 10 km alle mezze maratone alle maratone. Tu? Queste... Sì. Ti volevo chiedere questa roba qui, scusami se ti interrompo, ma tu che hai detto che sei fuori dal giro, prima di queste robe qui, qual è che ti piaceva di più? Ma la mia gara è sempre stata la mezza maratona. Ho fatto tutti i tipi di gare, io ho cominciato a fare atletica a 16 anni, quindi ho fatto tutta l'attività su pista, dal mezzo fondo veloce in poi, però la mia gara, la gara che ho sempre amato è stata la mezza maratona. La mezza maratona si chiama così perché appunto si corre sulla metà della distanza della maratona, che è di 42 km, la mezza maratona si corre sui 21 km, diciamo che per le mie caratteristiche è la gara che più a me più si è sempre confatta, è la gara sulla quale diciamo anche i risultati di miglior prestigio, diciamo. Sì, e qual è la gara che ricordi magari con più emozione, no? È la Stramilano del 94, mi pare, dove ho fatto 1.14 e mi sono piazzato terzo di categoria. Capirai che la Stramilano è una gara di livello internazionale, quindi insomma è stata una bella soddisfazione per me. Che spettacolo! Ma tra l'altro mi raccontavi invece ora che c'è un progetto nuovo, una cosa nuova della quale stai facendo parte e ci sono anche delle donne. Sì, allora è un progetto partito da un atleta che tra l'altro è di Concorezzo e la saluto, ciao Jennifer, e questa ragazza qui è campionessa europea, quest'anno si è laureata campionessa europea atleti diabetici. Lei ha creato questo progetto secondo il quale sta iniziando delle donne principianti alla corsa, adesso è un fenomeno che va molto. E siccome io ho il brevetto della federazione come allenatore, mi ha tirato dentro in questa cosa, io praticamente le seguo, tengo questi incontri dove spiego le varie tecniche di allenamento e qualcuna la seguo direttamente anche. Le saluto, ciao uomini in gran. Grande, ma dove si può trovare, se c'è qualcuno ad ascolto che vorrebbe unirsi a voi, quando è il momento in cui fate gli allenamenti, fate questi... Ma noi ci troviamo spesso al Parco di Monza nei fine settimana, il sabato con Jennifer che non lavora e la domenica con me. Molto bene, quindi... Ma ti piace di più la inversione allenatore o atleta? Al momento in versione allenatore, poi devo dire la verità, queste ragazze... Sono delle belle persone, veramente con qualcuna di loro posso dire ho creato un vero e proprio rapporto di amicizia ed è la cosa che in questo momento mi dà più soddisfazione. Molto bene, tra l'altro io saluterei anche un altro tipo di fanciulla, no? Che è appena arrivata nella tua famiglia, la vogliamo chiamare? Certo, ciao bella, la mia cagnolina di 5 mesi,
La nuova membra di famiglia. Senti, ma lei corre in questo momento alla pari di te? No, adesso è ancora piccola, però la porterò, anche perché è un cocker e i cocker devono correre, proprio per loro natura. Molto bene, noi ti ringraziamo. Ultima cosa, Gamber e Concuressa hanno un sito, se qualcuno vuole dare un'occhiata. Sì, certo, www.gamber.it. Ragazzi, se qualcuno è interessato, lì si può trovare di tutto. Poi noi accogliamo tutti, da quello che si trascina al top runner, a noi va tutto bene. Siamo una famiglia. Ce l'abbiamo fatta, grazie mille. Di niente, figurati, ciao. Ciao. Porti in condotta. Ciao ciao. Questo podcast è stato offerto da Educazione Cinofila, Pensione Casalinga, Gite a Quattro Zampe e anche il Dog Sitter. Tutto questo e molto altro ancora da cuordicane.com. Dai un'occhiata sul sito e cerca la pagina Facebook cuordicane.com. Il meglio per il tuo cagnolino. Pau!